Le persone che sono preoccupate perché non faranno la vacanza in estate 2020. Ebbene, oggi voglio utilizzare il tempo che ho a mia disposizione per informare il mio pubblico e non di una situazione molto spiacevole, quale quella secondo cui ci sono molte persone le quali sono letteralmente angosciate, tristi, deluse e amareggiate perché nell'estate del 2020 non potranno andare in vacanza, oppure hanno già prenotato, hanno già progettato di fare una vacanza e per colpa di questo coronavirus non potranno recarsi o nel luogo di mare o nel luogo di montagna o nel luogo di collina, ok? E questa è una preoccupazione che di fatto, de facto, possiamo apprezzare e vedere, quindi constatare. Ora, il mio video Questo video di oggi è un video critica nei confronti di chi va a fare delle riflessioni del genere. Perché punto interrogativo? Perché al posto, piuttosto che pensare alla propria pelle, alla propria salute, molti, ma non tutti, esseri umani si mettono nella condizione di avere tristezza, di riscontrare amarezza, infelicità nel sapere che quest'estate 2020 purtroppo non potranno partire. Al posto di essere contenti di essere ancora in vita, sapendo che Bergamo è una città martoriata, per esempio, da questo coronavirus, dove ogni giorno ci sono persone che perdono la vita, muoiono, i corpi vengono cremati, le foto sono state diffuse nel web, si vedono questi camion grandi dell'esercito che portano via bare cariche di corpi morti, di corpi ormai privi di vita, al posto di dire grazie a Dio che non sto dentro ad una bara, dentro ad un ambiente chiuso, no, si va a pensare, si va a dire, ma mi rode il sedere, mi dà fastidio il fatto che quest'estate purtroppo dovrò rimanere a casa, quindi mia, a Bari, a Roma, a Napoli, a Genova, a Milano, farmi la vacanza nella mia città, e non potrò andarmene via da qui perché purtroppo c'è ancora la piaga coronavirus. Ora, io sono dispiaciuto di questo perché io sono triste per il fatto che non posso uscire. Io vi dico semplicemente che prima del coronavirus uscivo ogni giorno, anche 6-7 ore al giorno, non stavo a casa. Ora mi ritrovo a casa in pancialle a rompermi le palle, a annoiarmi perché oltre ai video, oltre ai videogiochi, oltre alle parole crociate, oltre un po' di TV, oltre un po' di musica, oltre a dei libri da leggere, cos'altro mi invento? Punto interrogativo. Non riesce a trovare la serenità. È come se volessi sbattere la testa al muro, la sbatti e non sai che pesci pigliare, ok? Questo è quello che succede a me. E io bada bene che ho due balconi qui a casa, ok? Ora pensate chi non ha un balcone, chi non ha dei balconi, chi non ha la possibilità di uscire e prendere una boccata d'aria. Sì, tutti hanno le finestre, però non è proprio uguale stare al balcone e stare alla finestra di casa, va bene? Perfetto. Ha sudato questo concetto importante. Io credo che queste persone che oggi come oggi si piangono addosso non si rendano conto del pericolo che stanno scampando. Voi andatevi a vedere, cari ragazzi, cari uomini, care donne, le immagini messe sul web, persone intubate. Ecco, io Leandro preferisco essere vivo e vegeto, vivo. Preferisco vivere piuttosto che essere intubato o finire dentro una bara e poi andarmene, quindi essere cremato. Va bene? Quindi io dico grazie di essere ancora in vita, non so quanto durerò, mi auguro il più tempo possibile e dico ringrazio Dio che ancora ci sono, io Leandro, conosciuto italiano. Ma altre persone, e mi dispiace doverlo dire, questo ragionamento non lo fanno perché per altre persone il fatto di non farsi la vacanzuccia al Lido dei Pini, alle Hawaii, alle Maldive, alle Seychelles, a Cuba, in Colombia, poi che altro c'è? Non so, per esempio, anche in Giamaica, è un problema grave, oddio mio, no, no, non posso stare a casa, non posso farmi le vacanze a Roma, oppure a Milano, a Torino, a Genova, a Bari, a Imperia, o a Livorno, a Savona. No, è grave sta cosa. Ecco, questo cosa vi fa capire?
che di fatto, de facto, si pensa ancora alle puttanate, alle baggianate, piuttosto che pensare alle cose serie. Non ti fai la vacanza al Lido dei Pini, non ti fai la vacanza alle Hawaii, alle Seychelles, ma ringrazia Dio che sei ancora vivo. Non preoccuparti del fatto che non ti fai la vacanza dove volevi tu, ma magari devi rimanere per forza di cose a Milano, a Torino, a Genova, a Livorno, a Imperia, a Roma, a Bari, a Taranto, a Palermo e via di seguito. Ma ringrazia il Dio Padre Onnipotente. Invece no, no, vedi, devo rimanere a casa, non mi posso fare la vacanza dei sogni, eppure l'avevo già prenotata, l'avevo già progettata. Ma sti cazzi, ma sti gran cazzi, porco Giuda. Ma vai, vai bene così, vai bene. Ma ringrazia di Dio che sei ancora vivo, ringrazia di Dio che sei ancora viva, che sei ancora qua su questa terra e non sei finita dentro una casa da morto. Al posto di dire grazie Dio, grazie Gesù, come direbbe il buon Matteo Montesi, si prova una sensazione di malessere. Ma toglietevi dalla testa il malessere che eventualmente potete avere. E datemi retta, accettate di essere vivi. Accettate di non farvi la vacanza. Quest'anno va così, magari il prossimo anno fatevi doppia vacanza, risparmiate i soldi, li mettete da parte per una vacanza col botto il prossimo anno oppure a Natale. Chi lo sa? Mai dire mai. Ecco, io penso così. Invece molti dicono no, ecco, è successo questo, mi sta male, eccetera, eccetera. Ma io non aggiungo altro perché io sono l'ultimo degli ultimi, non mi interessa aggiungere altro. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Fate girare questo video, diffondetelo al web, su Facebook, YouTube, se YouTube, su Facebook, su Twitter se ci riuscite e in altri social network. Ciao da Leandro, conoscitore italiano.